Con l'accensione della fiaccola lunedì 16 agosto nell'eremo di Sant'Onofrio a Sulmona ripartirà il cammino del perdono. La fiaccola, simbolo della perdonanza, attraverserà la valle ripercorrendo il cammino fatto dall'eremita Pietro da Morrone per essere incoronato Papa Celestino V all'Aquila il 29 agosto del 1294. Sono 42 anni, praticamente 41 per la precisione, 42 le edizioni, ed è non soltanto un onore, ma quest'anno ancora di più, perché è il primo anno che come Comitato Festa della Perdonanza Celestiniana, riconosciuta come UNESCO in pratica, ci muoviamo nell'ambito di quello che è la Perdonanza Celestiniana. È un percorso abbastanza accidentato questo di quest'anno, per le restrizioni che purtroppo ci sono in tutti i campi, però noi ci siamo. 23 comuni coinvolti e 35 comunità, a cui sarà consegnato per questo anno speciale un diploma Perdonanza UNESCO, che servirà a riconoscere la collaborazione e l'accoglienza alla fiaccola del perdono ottenuta in questi 40 anni di vita. È innanzitutto un momento, diciamo, ormai protetto dall'UNESCO all'interno del riconoscimento di salvaguardia, quindi vuol dire che si estende di fatto questa lunga mano della perdonanza celestiniana su tutto il territorio che ottimamente da 42 anni ormai il movimento celestiniano ha confermato come un luogo di spiritualità celestiniana. Nel significato UNESCO tutto questo si traduce in un raccordo, in un rapporto con le comunità locali che diventano quindi parte integrante del progetto internazionale di iscrizione nella lista rappresentativa. Anche quest'anno si aggiungeranno al gruppo del Fuoco del Morrone altre giovani generazioni, tanto che la fiaccola sarà poi consegnata il prossimo 23 agosto per l'accensione del braciere e l'apertura delle celebrazioni della perdonanza al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi da due giovani tedofori, Marco Jacobucci e Beatrice Del Vecchio. Io penso che sia proprio uno dei simboli più importanti della perdonanza celestiniana, proprio l'idea di questo fuoco che unisce il territorio, proprio perché la festa della perdonanza non è una festa soltanto della nostra città, ma è di tutto il popolo che comunque è stato unito da Celestino V, e quindi i borghi che comunque vengono toccati dalla luce della fiaccola, si uniscono comunque insieme a noi nella celebrazione di questo perdono che ogni volta si ripropone e nella sua maestosità, nella sua importanza e nella sua forte spiritualità.